Amiche e amici di Bergamo Gravel, buongiorno, è la vigilia di Natale e io sono nel mezzo del nulla. Non c'è anima viva, animale, fungo, insomma nessun tipo di essere vivente nel raggio di 500 metri. Insomma, si fa fatica in questo periodo a uscire di casa. Mi sentivo tipo cartone animato, avete presente quelli che hanno il diavoletto, l'angioletto sulle spalle, l'angioletto che dice stai a casa, al caldo, fai un'ora di rulli e va tutto bene, il diavoletto che dice esci ca, dai, dacci dentro, e alla fine ho ceduto la tentazione e sono uscito, giretto tranquillo, una cinquantina di chilometri. Cercherò di postarlo in commute, vedete il link in descrizione. E insomma, pre-natalizio, pre-panettonata e via, insomma, cancelliamo tutti i pensieri di questo Natale dalla testa con una bellissima pedalata nelle campagne della Bassa. A dopo, ciao! Allora, la traccia di oggi, dicevo, è della Bassa, da Cassano d'Adda, Caput Mundi ormai. Sto arrivando a Trecella, lungo una sterrata in mezzo ai campi. Ci sono solo io, neanche i corvacci a banchettare. Insomma, zero di niente. Veramente bella, non l'avevo mai fatta, eppure ce l'ho dietro casa. Per cui quante cose si possono scoprire anche dietro casa grazie al gravel. Qua bisogna destreggiarsi, tra GoPro, buche. Allora, la traccia di oggi comprende un piccolo pezzo della genu di un trail. Sapete che siamo sempre in esplorazione per andare a vedere i segmenti migliori. Manca poco, ragazzi, 26 marzo, iscrivetevi. E poi comprende dei segmenti a caso che ho unito su Komoot, proprio così, guardando, ah sì, mi sembra gravel, uniamolo alla traccia. Per cui, se mai la farete, la trovate in descrizione, la trovate nel profilo Komoot di Bergamo Gravel, e poi la pubblicherò anche su Traccialo, sulla pagina web del nostro sito. Per cui, quando lo farete, mi raccomando, niente parolacce verso il sottoscritto. C'è fanghiglia. No, devo dire che, nonostante le piogge degli ultimi giorni, il terreno è molto compatto. Ci sono dei piccoli pezzi infangati, ma per il resto si scorre a meraviglia. Complici anche le nuove Pirelli che mi avete consigliato, per cui ancora una volta grazie, perché sono delle ottime gomme. E intanto sempre più nulla, ragazzi. Bellissimo. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, siete veramente tanti,
ci state seguendo in una maniera incredibile e siamo veramente contenti di quello che stiamo facendo insieme. Vi ricordo che per sostenerci avete un unico modo, è quello di iscriversi al canale. Tanto rallento perché c'è un cane gigantesco che credo che mi voglia mangiare, ok? Quindi iscrivetevi al canale, seguiteci, continuate a seguirci. Grazie. E quindi eccoci qua, scusate l'intermezzo. E continuate a seguirci, iscrivetevi alle nostre manifestazioni e a breve, veramente a breve, tra qualche giorno arriverà il calendario delle social ride del 2023. Ce le state chiedendo in tanti, vogliamo fare le cose per benino e cercare di non pestare i piedi a chi organizza magari altre manifestazioni nello stesso periodo ed è da più tempo sulla scena, per cui dobbiamo incastrare qualche cosa e poi arriverà il calendario definitivo. Vi ricordo ovviamente 26 marzo Gerundium Trail e 7-8 ottobre 2023 la Bergamo Gravel, per cui insomma queste sono date ormai scolpite nella pietra e non le tocca più nessuno. Tanto io ho sbagliato strada nonostante la traccia, vabbè, quindi seguite quella di Komoot, non quella di Strava, mi raccomando. E sono tra Comazzo, Merlino, che è una zona molto interessante. Poi se c'è qualcuno che sta guardando il video che se ne intende mi può correggere o aggiungere delle informazioni. Zona interessantissima, dicevo, perché qui vengono ad edificare le cicogne. Veramente particolare come cosa, andate a vedere su Google, troverete un sacco di informazioni. Che figata ragazzi e ragazze, voi magari li vedete in piccolo, ma è pieno di aironi bellissimi, quelli bianchi neri, credo che si chiamino aironi cenerini. Oggi mi sto andando all'ornitologia. Fantastico ragazzi, siamo in zona aeroporto di Linate, non mi sembra vero, pochissimo asfalto fatto, tutte strade in mezzo ai campi, tutte sterrate, a tratti anche abbastanza toste, in mezzo ai campi, veramente bello. 30 km fatti circa, adesso qui c'è un passaggino, op, e op, ma essere così alle porte di Milano in questa campagna sembra quasi assurdo. Qui insomma viva il gravel, che dire, cascine, campi, torrenti, fossi, via. Bel sorriso, ricordatevi di sorridere ragazzi, siamo a Natale, siamo tutti più buoni. Allora, un attimo di sosta, pausa polaretto, ormai la barretta a 5 gradi sarà diventata dura come i polaretti. C'è il rischio che salti qualche capsula qua. Devo masticare anche coi muscoli del collo. Vabbè, buona. Ciao ragazzo, ciao, come sei bello. Ehi,
Mi raccomando, 26 marzo, Gerundium Trail, ti aspettiamo a Paderno. Ci vieni? Guarda qua, porta anche i tuoi amici, bravo! Guardate che spettacolo, ragazzi! Bellissimo! Siamo alle porte di Milano, siamo in zona di Rodano. Guardate che splendore! Fatti bravi, se no non viene. Gesù Bambino non viene, mi raccomando. Ok, devo rivedere un attimo la traccia perché è un po' impossibile andare avanti qui. È passato il trattore con la pioggia e praticamente mi tocca stare a ciglio del fosso. Fantastico, ragazzi, però che spettacolo, veramente impossibile neanche con 1000 watt si riuscirebbe a pedalare qua dentro nel pantano, nel pacciugo e via. Però guardate che splendore che ha anche la bassa. Ora eccoci qua, siamo quasi verso casa. Ho deviato sulla traccia originale per via del poco tempo rimasto. Mi sono perso a un certo punto perché ho disegnato male la traccia e di conseguenza sono finito in mezzo alla palta. Ma fa nulla, il gravel è anche questo. Io vi ringrazio tantissimo, è stato un anno veramente intenso. Ci ha fatto piacere condividere questa passione con voi. Se volete continuare a seguirci, fatelo attraverso il canale YouTube, iscrivetevi, è l'unico modo che abbiamo per chiedervi aiuto, è l'unico modo vostro per dare un sostegno a noi. Seguiteci sui social, Bergamo Gravel, profilo Instagram, Facebook e per chi vuole anche il canale Telegram. Non mi resta che ringraziarvi, abbracciarvi tutti e un ultimo pensiero a chi insomma non passa e non può passare questo Natale in famiglia, queste feste a casa con amici e parenti per via di N motivi. Allora va un abbraccio ancora più forte, ci vediamo sulle strade, i sentieri e i single track della Lombardia e non solo. Mi raccomando, state con noi, ciao!